possiamo dare inizio a questa serata di poesia e musica, l'incontro della poesia con il blues. Io, prima di iniziare io, vorrei chiamare un attimo Anna Lombardi, la dottoressa Anna Lombardi, che è la vicepresidente del Circolo Nautico, alla quale va un ringraziamento doppio questa volta, perché già che il Circolo spesso ci ospita con sia questa associazione, sia Achille Basile Reale della Lettura, e soprattutto poi in modo particolare il certamen Plinianum, che conclude sempre la gara al Circolo Nautico, con un brindisi al Circolo Nautico. Ma questa volta a maggior ragione devo ringraziare Anna, perché mi ha fatto un SOS meraviglioso l'altra sera, quando il motoraduno, tutti quindi che si teneva presso il Bar Spagnolo, ci creava problemi, insomma, di logistica. E veramente ho chiamato Anna nel giro di 2 minuti e mi ha dato la disponibilità. Quindi grazie ancora a questo circolo, che poi il poeta Lucrezia, che qui stasera è in veste di musicista, conosce bene i vostri Abbagnani, e in modo particolare Carmine Abbagnale, quindi che sono un orgoglio veramente. Devo ribadire che per noi qui al circolo è sempre un piacere ospitare eventi di questa levatura, perché soprattutto quando sono organizzati da Carmine, che veramente riesce ad organizzare tutto in maniera egregia e magistrale proprio. Per noi, in effetti, noi del Circolo Nautico siamo famosi proprio a livello mondiale per l'attività dei nostri canottieri, e non soltanto per gli Abbagnani, ma anche per i nostri giovani attuali canottieri. E ancora adesso la nostra scuola di canottaggio riesce a formare dei campioni conosciuti e che riescono a portare dei risultati veramente di levatura mondiale. Quindi ben bella, cioè, l'organizzazione di tutti questi eventi, e siamo sempre a disposizione, Carmen. Grazie. Va bene, buon proseguimento di serata. Grazie. E allora, veniamo a noi. Come già sapete, questo è il secondo appuntamento della nostra associazione di Achille Basile Reale della Lettura. Abbiamo avuto un incontro di poesia e musica 15 giorni fa a Lettere, e stasera diciamo che la poesia si incontra col blues. Noi parlavamo già di questa band che stasera starà con noi, che è la Serpente Nero Blues Band, perché ecco, è da un po', era da qualche mese, da quando ci siamo conosciuti, che pensavamo di organizzare questo evento, e stasera diciamo siamo contenti di poterlo mettere in pratica. Dunque, una band formata da Alfredo Vitelli, voce e chitarra, Eugenio Lucrezi, che suona il basso, ma come vi ho detto è anche un poeta, e avete avuto modo di ascoltarlo 2 mesi fa a Porto Davide. Poi abbiamo Geremia Tierno alla batteria, non so dov'è. Ah, sta lì. E poi Luciano De Angelis alle percussioni. Il titolo dell'iniziativa: Se il tempo palpita e batte. Abbiamo inteso mettere in questo titolo, diciamo, un'ambivalenza: il battito della musica, del ritmo, ma anche il battito dell'esistenza, il tempo della musica, il tempo della metrica poetica, il tempo della nostra esistenza. E ci abbiamo aggiunto questo palpita, che comunque ci dà sempre l'idea del movimento, ma ci dà anche l'idea delle emozioni e anche, ecco, come dire, quello che comporta un'esistenza in tutte le sue sfaccettature. Insieme quindi alla band, che si esibirà successivamente, abbiamo 2 poeti. La poeta Paola Nasti, che è la prima volta che è qui a Castellammare, credo, in questa veste, e poi Raffaele Ragone, che conoscete perché è sabbiese, perché già altre volte ha preso parte quindi ai nostri incontri. 2 autori che vanno, ecco, si sposano bene con la musica, con il blues, e che soprattutto, ecco, interpretano, come ieri sera ha scritto la giornalista Flavia Balsamo, interpretano quindi in modo, diciamo,
anche il linguaggio, l'utilizzo del linguaggio come non fine a se stesso, e soprattutto attuano una poesia che è anche una poesia di riflessione sull'esistente, sulle problematiche dell'esistente. Qui è Mundus a cura di Mimmo Grasso e di Ariele D'Ambrosio. Frammenti imprevisti a cura di Antonio Spagnuolo. Una piuma per Aldo Merini per il laboratorio di Nola. Come artista ha pubblicato disegni in libri e rivisti. Sì, è un'artista poliedrica, Paola. Dunque, partecipa alla mostra per il bimillenario Augusteo curata da Bosso, De Geminis e Foresta, che si inaugurerà il prossimo 23 ottobre presso il Museo Archeologico di Napoli, un appuntamento che sarà bene, ci segniamo. E dunque sta lavorando all'illustrazione dell'edizione della Commedia di Dante curata da Marzio Pieri per le edizioni La Finestra di Lavis. Quindi, come dicevamo, una personalità poliedrica. Poi Raffaele Ragone è nato a Castellammare di Stabia e vive a Ercolano. Di formazione classica, si è laureato in chimica, specializzato in strutturistica molecolare. Ha svolto attività di ricerca nelle due maggiori università napoletane e per un anno nell'Università di Bacle. È autore tuttora attivo di numerosi saggi scientifici su riviste internazionali. Dal 2007 cura il blog Raffrag Una Tantum, in cui la divulgazione scientifica si alterna e fonde con riflessioni sul contesto sociale e soprattutto con sempre più frequenti incastonature letterarie. È nel blog che dà inizio alla stesura organica dei suoi testi poetici. Appassionato di poesia fin da giovane, suoi inediti sono stati premiati o hanno ricevuto menzioni di merito in numerosi concorsi letterari. Nel 2012 ha pubblicato con Manni La ruggine degli ali, la sua prima raccolta di poesie, che racconta esperienze, vicende, personaggi degli ultimi 20 anni, dal 1990 al 2009, della sua vita con Anna Maria, sua compagna di studi e di vita, scomparsa nel 2009. La ruggine degli aghi ha ricevuto molteplici recensioni, tra cui si segnalano la prima di Giorgio Barberi Squarotti e quella di Elsa Silvestrini per la rivista Levania. Dal 2010 e fino alla data odierna, il blog è la sede deputata ad ospitare la sua ulteriore produzione poetica. Recentemente un suo componimento è stato pubblicato nella versione in lingua inglese in un ebook del Movimento Internazionale Immagine e Poesie. Collabora all'organizzazione di Readers di Poeti ed ha curato e coordinato nell'ambito della sezione letteraria dello Stabia Teatrum Festival la conferenza Il linguaggio tra rigore scientifico e creazione poetica nell'ottobre 2013. Sta preparando e coordinando la conferenza sulla creazione poetica per la seconda edizione dello Stabia Teatrum Festival che si terrà nel prossimo novembre e che dovrebbe aver luogo il 6 novembre, se tutto prosegue come stabilito. Serpente Nero Blues Band. Serpente Nero nasce come trio nel 2005. Erede autoriale della blues band Black Snake, fondata da Alfredo Vitelli nei primi anni 90. Alfredo Vitelli appartiene alla prima generazione del blues italiano. A partire dagli inizi degli anni 80 ha condiviso i palchi dei festival blues nazionali con i migliori musicisti italiani e non di rado con artisti internazionali. Eugenio Lucrezzi, da sempre presente nella scena blues campana, è un noto poeta italiano. Geremia Tierno ha collaborato professionalmente con molti musicisti italiani e conduce, in parallelo con l'esperienza Serpente Nero, il progetto di funk urbano Capatosta. Nel corso del 2006 hanno composto e realizzato la colonna sonora del film documento Adriano Olivetti di Oscar Boerio e Giovanni Schiano, che ha partecipato ad alcuni festival. Nel gennaio del 2008 hanno pubblicato il CD Snack Snack, che è questo? No. Dunque, con composizioni originali, pubblicato dalle edizioni La Finestra di Lavis e distribuito in abbinamento editoriale con il libro di Eugenio Lucrezzi e Marzio Pieri, intitolato Caruso canta, Learn on Song. Detto bene? Così così. Come l'hai detto tu? Le non lo so, allora lo dovevo leggere proprio così come sta scritto.
Nel giugno del 2010 Serpente Nero è stato premiato quale migliore rappresentante del blues contemporaneo nel corso della finale nazionale del May Contest Blues, tenutosi a Castelfranco Emilia. Nel gennaio del 2013 hanno pubblicato il CD Frieda ed altre storie, che è qui esposto e che, se volete, dopo potrete anche acquistare, dunque contenente 11 tracce originali. Uno dei brani del nuovo disco, Mr. Irving, selezionato dal meeting degli indipendenti di Faenza tra i migliori 50 titoli del 2010, è stato votato dal pubblico in rete nella top 10 dell'anno. Nel 2013 si è aggiunto al trio il percussionista Luciano De Angelis, che adesso suona stabilmente con la band, partecipando attivamente al rinnovamento di un suono in perenne evoluzione. Il blues è sì tradizione, ma la tradizione è sempre un punto di partenza. Quindi vi ho dato, come dire, le notizie fondamentali. Ringrazio tutti gli intervenuti stasera, qui in sala stasera abbiamo veramente molti artisti, molti poeti, e quindi abbiamo delle artiste nel campo musicale, c'è Anna Spagnuolo, ci sono le poete, c'è Marcella Continanza che è la nostra concittadina, ci sono Ketty Martino e Vera D'Altri, c'è Carlo Di Legge che anche egli quindi poeta, poi in questo momento, cioè che non vedo molto bene con questi occhiali, non distingo altri, dopo mi metto quelli da lontano e se qualcuno è saltato, come dire, diamolo già per nominato. Ah, c'è Maria Crispuoli, ecco, dimenticavo che sta lì anche lei, nostra concittadina. Grazie per l'ospitalità e anche per l'ascolto. Passerei direttamente ai testi che ho selezionato e che leggerò alternandomi con Raffaele e che ho diviso in piccole sezioni. Diciamo, avevo pensato di dire qualcosa, ma forse è meglio andare direttamente ai testi. Mi introduco con un verso che stamane leggevo da Fortini, in una sua poesia famosa, traducendo Brecht, così come viatico di questa serata. Fortini scrive: la poesia non muta nulla, nulla è sicuro, ma scrivi un po'. Questo, diciamo, è il un po' l'etichetta sotto la quale nascono tante delle cose che vado scrivendo e anche vado facendo nella figurazione. Mi dice: con la voce ne invochi il passaggio, è una tempesta di ombre, si trascina alle spalle un tappeto di pietre non ancora dischiuse, un ordito di chiome incastonate. Tu la chiami e la voce non trema, sorge dall'invisibile con le sue dita di fanciulla ragno, tesse tele notturne, mischia l'acqua di mare con la cenere. A l'Anfer, Diorama, gli dai la colpa, è lui che si è girato. Quando sei tu che lo provochi, lo chiami con la vocina di gatta morta, lo distrai da ogni risalita, dall'impegno della risalita, dall'impegno inutile. Lo chiami e lo richiami con l'anemia della sirena gatta morta dagli scogli del fondale neri. Lo richiami con la vocina, con l'anemia, col lamento della morena oceanica. La risalita è una marcia sul posto, un tapis roulant che corre modiche velocità, senza fatica. L'infero non è una palestra per signorine dai polpacci tonici, è piuttosto un guastatore di tempi, un trastullo per signore stanche. Suona il flautino dolce, dolcissimo, tu ti muovi sul nastro scorrevole della risalita, ricominci a cantare, a lanciare gli arpioni, i lazos. L'animale candelino ti resiste, distratto. Vuole il sole che simboleggia il bene. Tu gli dici: vieni, c'è il sole anche qua sotto, è un sole nero e non brucia. Gli dici: vieni, e marci con i
colpacci lenti percorsi senza fine, l'anello eterno della corsetta sul posto. Lui si gira sempre verso la fine. Il tappeto inverte la direzione e adesso deve correre all'indietro, far forza sui talloni, tacitare la nenia del richiamo. Si è voltato. È libero di andarsene, di rivedere le stelle, di farsi sbranare là sopra. Tra le dita un lembo della tua veste gelida, un ricordo. Io insomma ho raccolto un po' di cose che di solito non leggo in giro perché penso che siano di impatto meno immediato, forse meno vicino a quello che uno si aspetta che sia la poesia. In realtà sono una summa di riflessioni sull'esistenza, sul problema dell'esistenza, che a volte si avvicinano anche con temi cari alla scienza. E quindi vi leggerò sostanzialmente piccoli gruppi di queste cose, e la prima si intitola Semiellisse, che in realtà è una breve riflessione sul fatto che la vita possa essere considerata in ogni suo istante la somma di un passato e di un futuro. E per questa ragione, siccome la somma del passato e del futuro è sempre uguale alla lunghezza della vita, ho pensato di tracciare in questa breve cosa un parallelismo tra la vita e una entità geometrica che si chiama ellisse. Adesso insomma brevemente, l'ellisse viene definito in geometria come il luogo dei punti la cui somma delle distanze da due punti fissi detti fuochi è sempre costante. Quindi la costante è la vita e la somma delle due distanze è la somma del passato e del futuro. Semiellisse, la vita in fondo è geometria banale. Nel passato si incardina il presente e da questo il tempo si infutura. Insomma, il luogo dove si sommano distanze. La successiva invece è intitolata Ologrammi ed ha a che vedere con una teoria scientifica non dimostrata, un'ipotesi scientifica non dimostrata, che la nostra vita sia in realtà un'illusione, una sorta di proiezione olografica di un universo a molte dimensioni e molto più complesso di quanto noi possiamo immaginare. Adesso, senza la pretesa di essere esaustiva, comunque è un poco un interrogativo sulla vita vista dal punto di vista di questa ipotesi scientifica. Ologrammi, e dunque saremmo solo proiezione, nemmeno poi tanto perfetta, dell'ologramma universale estratto a mano a cinque percezioni, ma senza appartenenza viscerale ai luoghi, ai viaggi, ai pianti, alle passioni, ai giorni del silenzio e del clamore. Insomma, un pieno di oniriche illusioni, distorte in vista, gusto, udito, tatto, olfatto, che fanno ressa serrate in processione al varco inesorato d'un limbo artificiale. E là, come sospesi, cantileniamo in vano l'eterno ritorno, dona a noi, o Signore. La successiva è un interrogativo
non poteva mancare, parlando di vita e di cosa c'è dopo la vita, è un interrogativo rivolto a una ipotetica divinità che però non è il nostro Dio, è il Dio di un'altra religione. E si intitola, fa parte tra l'altro di una piccola sillogia di cose turche, io ho chiamato proprio così, cose turche, e si intitola Inshallah, che vuol dire in napoletano, si dico. Seppure foste miscredenti, Inshallah, ed ora andate, il saggio Sargin disse, questo si sa già, se diverranno i vostri suoi desiderata, si vedrà. E però non vide lui, ve ne sarete accorti, aspetterete invano quello che mai vorrà. Che cosa siamo? Disse, ma non ci fu risposta né scarna spiegazione, la presa d'atto forse che quello che qui siamo nemmeno lo sappiamo. E l'ultima che vi vorrei leggere in realtà è una anche questa è un componimento di attinenza scientifica, si intitola infatti Buca di potenziale, non è esattamente una riflessione sull'esistenza, è una riflessione sulla poesia. Nel gergo scientifico la buca di potenziale è immaginabile come appunto una buca in cui un oggetto o un corpo si viene a trovare e non riesce ad uscirne perché non ha energia sufficiente ad uscire. Poi ovviamente c'è tutta una matematica legata a questo concetto di buca di potenziale. Però vi leggo quello che ho scritto, buca di potenziale. Insomma, come dire, accanto a questo punto, appunto, c'è una chiosa eventuale, il che vorrebbe dire possibilmente incerto, quasi accidentale, ma a volte, a modo mio, sprofondo dentro anch'io a quella che si dice in gergo buca di potenziale. E adesso, meno male, chiamano poesia quello che trovo al fondo e fingo che lo sia. No, noi non avevamo proprio concordato nel dettaglio, diciamo, le nostre... Entra dalle finestre scuro, dopo aver caricato ogni particolato ital siderale. E poi c'era questa piccola sezione, diciamo, di attualità. La prima è dedicata agli innumeri morti migranti che, diciamo, funestano la nostra vita, le persone che vivono al sicuro con immagini veramente straziante. Ed è indicato 1486 anni. Non è servito a bruciare i malvagi, non è riuscito a distinguere la notte. Mani, il tuo grande mantello è un barcone rovesciato, fiamma che non vede l'approdo, fuoco che non è contrario all'acqua come avresti voluto, piccole dita protese a collegare l'onda e la fiamma, falsi nemici, amici per la pelle, cooperanti di morte, misto e il reame di luce. A mani vuote andiamo senza sapere dove. Sappiamo qualche volta solo da adesso. E tre piccoli haiku che scrissi dopo la catastrofe di Fukushima. Fuga di giorni, corrono le rotaie a pelo d'acqua. Bruma di marzo, spiritelli in fuga, gli isotopi del cesio. Onda di pietra, l'urto fa riferire, ciliegi nucleari.
una riflessione sulla destinazione finale, sulla destinazione finale della vita. E mi piace invece leggere quest'altra che si intitola Strade Maestre, e che in realtà è dettata dalla riflessione sul fatto che spesso in una coppia, no? Più che in una famiglia, convivono, non sempre, adesso non lo so, parlo della mia esperienza, però convivono due anime, un'anima tra virgolette miscredente, atea, e l'altra anima invece credente, è legata insomma in qualche maniera all'idea della divinità, non dico altro. Il tuo non fu l'oppio che ai popoli offusca la ragione e li destina a uno scontato paradiso. Per l'aldilà scovasti invece il passatoio privilegiato che s'apre a quelli che non sanno di messali e liturgie, ai dissidenti, ai quali ventura somma è però data di discernere il sacro ed il profano. Tra tante strade fatte insieme dopo 3 anni, le tue fattezze ancora non confondo, ma spiarle ancora come un tempo non si può per conoscere il segreto. Il retaggio mi resta la cecità della ragione. Lo so che non ho strade maestre, e che ho perduto in te adesso il passatoio. Poi salto sulla successiva definizione, e anche questa legata, diciamo, è una riflessione sul tempo. Come vedete è un tema che si ripete, questo del tempo, perché evidentemente è un interrogativo che non ha risposto, quindi uno ogni volta cerca di darsi una risposta, ma insomma alla fine non c'è niente. Vi leggo solo la prima di due, poi dopo leggerò l'altra, e che sono entrambi una riflessione sulla religione, e non a caso si chiamano tutte e due agnostica. Questa è la prima. Ma poi chissà se veramente lui lo sa, che dopo tutto occorre un'indulgenza per l'arco temporale 0, chissà, che nonostante tutto a ognuno ancora aspetta, istante dopo istante, attraversare, che finalmente allevi l'umana sofferenza per il male di vivere sortitoci al di qua, e se lui vuole alla nostra permanenza tolga l'inopinato purgatorio dell'eternità. Si taglia cattedrali, insonni e con le lastre assenti, l'azzurrissimo tirato da ogni parte, l'arte del dono, dell'inutile, parapiglia di costruzioni fatte per non durare, per sfidare l'eterno con l'inutile. Piante e persone. La bambina ha ripreso la sua millimetrica marcia verso la fioritura. A noi i fiumi, frattanto, si infiltrano perfidi sotto la crosta, si incamminano concitati nel buio col capo chino, le mani intrecciate dietro la schiena, le spalle curve, i piedini veloci. Non sanno andare da nessuna parte. Solamente spingono contro le paratie con i calcagni ottusi di bambini non nati. Il mare e l'acciaio morbidamente o con fermezza arrestano ogni fuoriuscita. Etrange che insomma questa è ispirata a Lacan, allo scritto di Lacan, dove in questa parola che significa straniero c'è anche la vocazione dell'angelo, no? Essere angelo, e questa è una è qualcosa che ho scritto per in qualche modo per suggerire la condizione
del nostro essere donne, del mio essere donne. È trans, non tutta, non ancora, non più. Mi superi e non mi raggiungi. Nel mentre mi colmo di vento, divento tutta, fuggendo. E per fare un po' il controcanto anche a quello che diceva Raffaele, una poesia ispirata ad una mistica tedesca che si chiama Ida Lehnburg. Corpo, corpuscolo sono, nell'occhio infinito di Dio. Io sono nata nell'età di mezzo, faccio fatica a distinguere voci. La fatica è nuotare controcorrente in questa immensa sclera, distinguendo le voci, mantenersi attente fino allo spasimo nell'abbandono. Sono nata malata, affamata, deliziosamente ammalata di desiderio, malata di differenza, disgiuntivite cronica. Nuoto controcorrente nell'occhio smisurato di Dio. Io, corpo che distingue, corpuscolo, bruscolo che fa la differenza tra nulla e nulla. Agnostica 2, che ha come sottotitolo L'isola perfetta, ed è in realtà una rielaborazione dell'argomento teologico di Anselmo. Nulla nella tua mente, nulla di maggiore penserai, sicché mi eleggerai con la trascendenza necessaria, meglio d'ogni terrena essenza a cui ti aggrapperai, ben oltre che la terra o l'acqua o il fuoco o l'aria. Oh misero mortale, nulla di superiore esiste nel reale che non sia il nulla dell'isola perfetta, immaginaria, se l'hai voluto appunto nell'universo tuo mentale. È l'argomento dunque questo per l'esistenza mia celeste, ed ogni prete miscredente tacciano le fole. E l'altra è una riflessione sull'anima che trae spunto dal fatto che la radice di anima è animos, il vento, quindi l'alito vitale. Animos, fratello scontroso di procelle, seppure un giorno trepida e sommessa t'avesse la tua sorella Daria accompagnato, diuturnamente d'essa ci sovviene in questo tempo anziano e controverso che abitiamo, poiché qua giù dell'anima raccontano prodigi singolari. Però, se veramente mai del soffio suo vitale t'avessimo sorpreso a compiacerti, il dubbio amaro sovente ci smarrisce che tu giammai sull'ali sue non voli, né passeggera pur labile ed amorfa in questa landa disperata, induci tua sorella, essa che pure il nome tuo pretende, diafana e sfuggente, ineluttabilmente vana. Alcune piccole poesie ispirate a Dante, due piccole ispirate a Dante e tre piccole ispirate a Kafka. Morte di Beatrice. Carbone filosofico fra i denti, il libro decimo della metafisica, angustia dello spazio senza luce, borborigmi del fiume sotto i piedi, piedi uncinati per non cadere sotto, ragnatele diversi per riunire ciò che la morte abilmente separi. C'è un fiume sotto il fiume, un nastro d'acqua, scorre invisibile e non silenzioso. Fluttuano le figure distese con gli occhi semichiusi, rumoreggiano come monete nelle tasche vuote. Franz,
da bambino, con il tesoretto di un ventino, fa 10 volte il giro del palazzo per una mendicante, spezzetta la grandezza e la vergogna, i 10 monetine da 2 centi, stratagemma da insetto, mette la maschera per fuggire il getto velenoso del bene. Frida. Il gelo accorcia gli abiti e la legna non basta. Ho dispiegato in terra, ad un canto di strada, quella nostra tovaglia immacolata. Solo questo ci serve per mettere su casa. Barnabas. Parti tenute insieme da stentore divise d'ordinanza, giacchette troppo corte o troppo strette, su corpi sprovveduti di angeli maldestri. Consistevamo solo, qualche volta, nella reliquia dei distintivi, delle litti per caso o per errore, e tutto viveva nell'insegna. Non c'era l'interiore, disintegrato, esploso, soltanto superficie di specchio scivoloso. Notte verso casa, artiglio di domanda, poi la notte si curva sui silenzi del selciato. La carrozza si arresta, carillon senza suono, lascia scendere, compatta la teoria dei figuranti. Parigi, oh cara, lontanissima e strana, vorresti ma non sai, vorresti ma non sai tornare a casa. Nessuno ti ha mai dato l'indirizzo. Tentavi tu di svendere l'artiglio, girando la domanda all'ubriaco. Due brevi flash intitolati entrambi ovvietà e riflessioni, insomma, semplici sulle persone scomparse, sui cari scomparsi. Qui, nel vuoto dell'assenza, è la presenza di chi che dove sia noi non conosciamo. L'altrove è dunque il dove dell'assenza, dove non c'è il vuoto, non c'è che il vuoto, là dove siamo. E la seconda, ora questo tutto è tutto come se, però quel se è il tutto che non è. E poi vi propongo quest'altra fatalità, un po' più lunga, anche questo una riflessione sull'anima, sulla religione e sulla forza della natura, vista un po' col taglio del materialismo ateo di Leopardi. I principi, i postulati, l'essenza della massa, inerzia o gravità, le proprietà delle sostanze e la sostanza delle proprietà. Quantificare tutto a norma della scienza, indi disporlo in un modello da falsificare. E con l'anima come la mettiamo? Ecco, quando è impotente l'umana conoscenza, corre al suo ricorso corso colui che vuote ciò che vuole. È tutto a piano, il fine per cui siamo e da dove proveniamo. Pregevo di svolarsi per occupare il tempo. Fatalmente, è tutto naturale ciò che accade, pur se non si piega né al come né al perché. Su via, riconosciamo che è spinosa l'ammissione, se siamo noi che siamo, perfino questo è incerto. E dunque, diviniamola così questa questione. Per capi sostanziali fu concertato a caso in altre sfere ciò che avvenne. I dettagli all'uopo cesellati furono lavoro d'occasione finemente elaborati per il piacevole soggiorno. Noi, più che saperci attori, non possiamo. Non è sapienza e umiltà, è solo accettazione, non è atto di fede, ma è forza di ragione.
Allora io vorrei concludere la mia parte, perché penso insomma, siamo un po' avanti nel tempo, leggerò alcune piccole poesie d'amore. Per noi soli lattanzio ebbe ragione, nessuno capovolto, sul mio cuscino accanto il tuo volto nega gli antipodi e le rivoluzioni. Non c'è burrone oltre le colonne, solo uno scendiletto di cotone. Non voglio appendere al muro scalcinato delle insonnie i tuoi doni. Col centimetro rotto abbiamo misurato la distanza, abbiamo misurato le distanze tra l'apertura a squarcio del mantello e il tuo protenderti coi talloni sbucciati dalla corsa. Un ventaglio esplosivo ci risospinge da scoppi verso il fosso, con le braccia allargate, con gli occhi sempre chiusi, passeggiamo sul ciglio che non dorme. Invece tu, con gli alluci, solamente li sfiori, quei paletti trasversi, gli occhi li tieni chiusi e ti abbandoni al respiro asmatico del vento. Tu le pietruzze le trasformi sempre in inversione di significati e infiori la strada accidentabile del bosco. La vigna aspetta con estrema pazienza che tu venga per riaprire lo specchio. Tu arrivi, un piede dietro l'altro sui cornicioni, sulla costola destra della notte. Ahimè. Non molto più di questo posso offrirti che il fianco agli accompagnamenti, andamento di scarto, cuore di pietra che non corrisponde. Solo questo, scodinzolare preistorico e muto, con la punta di pietra e con le pietre nello stomaco macine di visioni indigeste, l'occhio che scatta piano un clic e inghiotte, cade di ramo in ramo in ramo, concussione di midolla. Ti offro il fianco di gemella siamese, il fianco giusto per le trafitture, per quando vuoi, se la lama ti basta, se la forbice batte pietra, se non si scassa. Stretta con un codino nella piega, tra il corpo caldo e l'ala di uno stornello volavo, mutamente di notte, lacrimando di gelo, lambivo il corpo tuo, puntato di traverso come un cuneo, in mezzo all'inquietudine del sonno. Sentivo sulla guancia l'aria calda della tua bocca, il profumo di fuoco che si leva dai visceri e ribolla e ribolle nei sogni delle sciare. Silenziavo i tamburi con le carezze. Bene, quello che vi propongo adesso fa il verso, chiaramente già nel titolo, al De Rerum Natura di Lucrezio, che è il compendio in poesia della visione epicurea della natura. E poi s'appura in uno studio elementare che massa e specie d'energia con facoltà di sostanziarsi nella stasi, che s'aggrega consistente al tatto oppure molle, propensa al moto sciolto e vario di liquida fattezza, o si disgrega lieve in gas nella fugacità da costrizioni. Ma sta nell'estensione delle fasi separate l'essenza delle cose, dove soltanto il niente pare può durare, dove si scambia l'energia ed è l'essenza stessa controversa, forse l'umana fantasia dell'ente superiore, né massa né energia, però senza reale fondamento, allegoria di ciò che occorre all'interfaccia e senza fine ogni vitale attesa pretenderebbe sia. E alcune brevi, una
intitolata Antinomia, da questo luogo verso il nulla ciascuno spazio e lontananza pare che manca solo il nulla che annichilisca la distanza. Quest'altra lo so dove trovarti per parlarti, cercarti amore, ero disperato, ma adesso so dove incontrarti, dove Cecilia il tempo, smarrita nell'insieme degli eventi, gestita lì vicino la dose giusta d'attenzione, nell'imo di uno spicchio di cervello, dove sei sempre stata in verità. Lo so dove trovarti per parlarti, sicché rivolti a quella parte del cervello mi scrivo quattro versi in libertà e il cuore mi bersaglia d'emozione. E l'ultima, che è proprio la più recente, si intitola Blasfemia numero uno. Poi ci dicemmo addio nel senso dell'addio, sapendo che l'assurdo è il senso dell'addio. Thank you.
Check the moment.
Questa chitarra si chiama slide tecnicamente, perché viene suonata con bottleneck, che è un suono tipico del delta del Mississippi. Bob Dylan, che
a mio parere, non so di quanti altri, è il musicista bianco più potente di questi anni, dopo 50 anni che ha fatto grandi testi, grandi cose. Questo si chiama Cry a While, è un'inventiva contro la gente che rompe le palle per tutta la vita e dice: abbiamo arrivato il momento che ti dico tutto quello che non sta bene. E vai. I don't know.
è un momento che mi cambia strumento. Oh,
è quello. Un racconto che si intitola Il cavaliere del secchio. Thank you.
Come vuoi. Questo scritto qualche anno fa è un esforzo.
questo è il prossimo che c'è to my
Buonasera, buonanotte. Tutti a mare, no? Come stanno i ragazzi? Bene. Allora, tutti quelli che si sono dispersi fuori ad ascoltare la musica, entrate per un grande applauso ai musicisti. Sì, dai, siete stati bravissimi. E allora, Alfredo Vitelli, voce e chitarra, Eugenio Lucrezzi, basso, Geremia Tierno, batteria, Luciano D'Angelis, percussioni, e con la partecipazione straordinaria di Bruno Lucrezzi. Allora, bravi a tutti e tutti!